solamente a attingerci sotto la mano, dal profondo del cuore, proprio, anche dalla vita, anche dal profondo di tutti. Fammi vedere un po'. Siamo quasi a 70 concerti. Dopo ringraziare col cuore, perché ragazzi, si tratta della sesta volta che ci siamo. Grazie. E è stato un anno forte, un anno pazzesco, un anno importante. Questo spettacolo, che dicevo, ha cominciato a girare un anno fa. E a volte le tournée succedono degli imprevisti, no? A volte si fermano gli spettacoli perché il cantante non ha voce, o perché magari ci sono tutti i posti di piedi la sera, ci sono tanti motivi. E io devo mettere più o meno in conto tutti quanti. In 20 anni, la prima volta che ho suonato qui al Paleo era proprio il 92, per cui sono 20 anni. E non era però mai successo. L'unico motivo, davvero, per il quale a quale non avevo mai pensato nella mia anche così poca capacità di progettare e di prevedere, insomma non avrei mai pensato che questo spettacolo si fermasse per il motivo che ci ha fermato il 12 dicembre dello scorso anno. Eravamo a Trieste e questo spettacolo si è fermato perché abbiamo avuto un incidente che stavamo montando. E alcuni ragazzi della nostra squadra sono rimasti feriti, uno addirittura ha avuto l'ultimo piccolo intervento ieri mattina, si chiede. E addirittura un ragazzo che lavorava per noi solo quel giorno, come accade in tutte le città, quindi altri ce ne sono tanti, l'ho visto anche oggi a Roma. Questo ragazzo da 19 anni si chiamava Francesco e non si è più rialzato. Insieme a tutta la mia squadra ho deciso di prendere a suonare perché questa è la mia vita, e della cosa che amo, e della cosa che cerco di fare meglio che posso. E ho deciso di parlare di lui questi concerti, perché a 19 anni è proprio l'età in cui io ho cominciato a fare i dischi. Il mio primo disco l'ho fatto dopo 19 anni. E quindi l'idea è che, insomma, si fermi la vita quando sta per cominciare, per me non mi dà pace. Non riesco a trovare un motivo. E quindi appello a tutto quello che posso, un motivo che rimangono solo le domande. L'unica risposta è che noi siamo quelli vivi, noi siamo quelli che restano, e quindi abbiamo un compito. Il primo compito, visto che facciamo questo mestiere, è quello di cercare di fare ancora di più perché non ci siano più, perché non ci siano altri incidenti sul lavoro, non solo nel mio mestiere, ma in tutti i mestieri. In questo paese è molto, anche se il nostro è un ambito pieno di sicurezza e pieno di regole. L'altro compito è quello mio personale, più intenso ancora, è quello di crederci ancora di più, di spingere ancora di più, di esserci ancora di più, di darmi ancora di più e di mettercela tutta ancora di più. Perché è questa cosa qui che abbiamo in mano, che è la cosa più preziosa che abbiamo, ma è anche la più pratica. E quindi ho deciso di riprendere a suonare, di guardarmi negli occhi, di guardare negli occhi le persone che amo, perché questo è quello che possiamo fare, noi di quelli. E quindi adesso vi canto una canzone che parla di questo, anche se l'ho finita quando niente di quello che è successo poteva essere previsto. Questa canzone parla del vivere attimo per attimo, senza pensare a quello che abbiamo ora.